costituito sempre il cuore di questa realtà, diciamo nel bene e nel male, nei momenti difficili e oggi certamente in uno dei momenti più belli, perché iniziare a dare risplendore a questa realtà risale tanti secoli fa, all'inizio del 1600, significa rinnovare un po', volontà di rinnovare un po' questa realtà che assolutamente va ripresa per dare fiducia a questa gente che vive momenti di difficoltà. Certamente anche questa costruzione di questo ponte, il ponte della sanità, che aveva tagliato un po' questa realtà dall'insieme un po' di tutta la città, oggi riceve, come dire, una risposta che nonostante questi limiti si può riscoprire non solo il valore antico, ma adattare anche alle urgenze, ai problemi di oggi, tutte le potenzialità che il quartiere presenta, e lo dimostra appunto tutta una serie di iniziative che il parroco, il bravo Don Antonio Loffredo, sta realizzando soprattutto a favore dei giovani e dell'occupazione. Certamente non si è mai arreso, non ha voluto mai sentirsi esclusa da questa realtà poi generale della città, ha saputo reagire e oggi si vedono anche i primi frutti.